Finisce con uno scialbo 0-0 lo scontro salvezza tra Ponte Valleceppi e Angelana, risultato che ci può stare con i ragazzi di Ciucarelli, 8 punti in 4 gare per il neotecnico, che si sono fatti preferire nel primo tempo e l'Angelana che invece è cresciuta nella ripresa. Ponte Valleceppi senza Regnicoli, Battaglini e Cecchini ancora infortunati e privo degli squalificati Ragnacci e Monni. Ciucarelli si affida all'ormai tradizionale 5-3-2 con Biscarini in porta, Potenza, Vergaini, Fanini, Mattia e Polidoro in difesa, Sinisi, Mancinelli e Giambattista a centrocampo e confermato davanti il tandem formato da Urbanelli e Betti. Risponde l'Angelana di Valentini con un 4-5-1 che prevede Mazzoni in porta, Barbacci, Piccinelli, Lucarino e Scopetti in difesa, Ragusa, De Santi, Subaldi e Bartolini con Capitini a centrocampo, Fondi unica punta con la squadra ospite che deve rinunciare all'infortunato Barbini, allo squalificato Catani e Passeri inizialmente solo in panchina. Cronaca che si apre al nono ed è subito una grossa occasione per il Ponte Valleceppi. Lungo lancio di Vergaini con Sinisi che controlla, si accentra, calcia col sinistro, palla sul palo e poi decisivo Piccinelli che in scivolata respinge il tentativo a botta sicura di Urbanelli, salvando l'Angelana. Minuto numero 13, sventagliata di Fanini che apre a destra per Potenza, il quale affonda, mette dietro per Betti, conclusione respinta da Lucarini che salva ancora l'Angelana. Al 20° stesso tema, lungo lancio di Giambattista, questa volta per Sinisi che controlla di petto al limite, calcia col sinistro con Mazzoni che blocca senza patene. Tra il 21° e il 22° doppia chance invece per l'Angelana. La prima su calcio d'angolo battuto da destra da Scopetti con Lucarino che svetta di testa e Biscarini che blocca agevolmente. Passano pochi secondi e ci prova il classe 2001 Capitini con una sventola di destra dalla distanza, tuffo plastico e deviazione del portiere del Ponte Valleceppi. Al 29° colpo di testa di Scopetti all'indietro che innesca involontariamente la ripartenza di Urbanelli che svernicia Lucarino, provvidenziale ancora una volta Piccinelli che in scivolata respinge la conclusione dell'attaccante ponteggiano. Il tempo si chiude con una clamorosa occasione per il Ponte Valleceppi con Urbanelli che al 40° si trova tutto solo davanti al portiere ma calcia debolmente col destro con Mazzoni che ringrazia e il tempo che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa il ritmo cala vistosamente con l'Angelana che però assume il predominio del gioco e al 18° tenta Bastianini, ne è entrato con una percussione centrale col sinistro, conclusione raso terra con Biscarini bravo a bloccare. Passano pochi secondi sul ribaltamento di fronte Urbanelli protesta per un presunto contatto in area ospite con l'arbitro, il signor Migliorini della sezione di Verona, ottima la sua prova che lascia correre. La chance migliore del match per l'Angelana arriva al 40° quando su una palla lunga Passeri spizza di testa, Ubaldi prova a chiudere il triangolo, Fanini allontana e De Santis spara un gran destro dalla distanza sul quale è provvidenziale la grande risposta di Biscarini che mantiene il risultato sullo 0-0. Mister Ciucarelli, tecnico del Ponte Valleceppi, un pareggio che ci sta, primo tempo meglio il Ponte Valleceppi, nella ripresa forse è cresciuta l'Angelana. Hai detto tutto quanto te, no, a parte scherzi è vero perché sullo spogliatoio ho detto ragazzi stiamo attenti perché se non chiudi in vantaggio il primo tempo avendo avuto 2-3 occasioni nel secondo tempo rischi. E direi che nel secondo tempo siamo stati lì, loro non è che sono entrati dentro l'area con occasioni grosse, hanno avuto soltanto quel tiro da fuori area dove il nostro portiere è stato bravo. Vi dico sempre che il primo tempo è una partita e il secondo è un'altra e anche oggi se uno ne ha avuto dimostrazione che sono cose vere. Sì, alla fine per le occasioni il risultato penso sia giusto, anche se non recriminare, però potevamo fare sicuramente più negli ultimi 20 metri e soprattutto non lasciare le due grandi occasioni a loro per errori secondo me troppo grossolani per una squadra di eccellenza, non dobbiamo fare questi errori perché sono facili, erano palle facili da leggere, quindi però quello che mi conforta è che i ragazzi si allenano sempre al massimo e danno l'anima e credo che questa sia la strada giusta per uscire fuori da una situazione che sicuramente si è complicata. Una curiosità su Passeri, in panchina da inizio per scelta tecnica o aveva problemi fisici? Mi piange il cuore, nel senso che per me giocare con una punta sola è andare contro quello che penso, ma in questo momento devo pensare alla squadra,
Abbiamo perso fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi per le 4 sconfitte consecutive, ma è normale. Oggi secondo me ce ne abbiamo molta di più di consapevolezza e di forza, e credo che prossimamente giocheremo con 2 attaccanti, perché ci abbiamo bisogno del miglior Filippo e anche di Gabriele, che anche oggi ha fatto la sua partita, e Filippo quando è entrato molto bene.